Nei primi decenni del Seicento, gli alchimisti di Praga, città magica per eccellenza, parlano di un manoscritto misterioso. Si dice che sia passato per le mani di un imperatore, Rodolfo II d'Asburgo, e viene definito la Sfinge. Perché? Perché è un enigma, perché è incomprensibile. Infatti, questo piccolo codice di pergamena è scritto in un alfabeto ignoto e in un linguaggio assolutamente indecifrabile ed è accompagnato da una serie impressionante di disegni che raffigurano piante, alcune delle quali molto bizzarre, configurazioni planetarie e astrologiche e scene che sembrano allegorie alchemiche. Da Praga viene inviato a Roma per essere esaminato da un gesuita, Athanasius Kircher, che aveva fama di esperto nelle crittografie, ma nemmeno lui riesce a capire di che si tratti. Il codice rimane a Roma per alcuni secoli, tramite una serie di vicissitudini che lo vedono a un certo punto anche nascosto, e poi all'inizio del Novecento viene acquistato da un antiquario americano, Voynich, che lo porta negli Stati Uniti, dove ancora oggi è presso l'Università di Yale. Questo, che oggi è noto come manoscritto Voynich, proprio dal nome di questo antiquario, rimane un grosso enigma. Le analisi del carbonio 14 ci dicono che risale agli inizi del 400, ma non si sa se sia un antico falso creato per ingannare qualche ricco collezionista dell'epoca appassionato di alchimia e astrologia, oppure se invece sia veramente un testo cifrato. Quello però che tutti possiamo fare oggi è consultare, sfogliare le riproduzioni, i facsimili che sono stati fatti, corredati spesso da studi molto seri, che aiutano a inquadrare appunto questo misterioso codice. E ciascuno può, interrogarlo, indagarlo, analizzarlo con gli strumenti che ci danno le scienze umanistiche e quindi, tra le altre, la codicologia, la paleografia, la filologia, l'iconologia. Quindi, ciascuno dalla biblioteca può sfidare questa sfinge che è in circolazione da 600 anni.